Vino freddo in gola, libertà. O no? Ah, benvenute ragazze e ragazzi. Stavolta l'ho detto giusto. Benvenute e benvenuti a tutti voi. Continuiamo la nostra, io la chiamo cavalcata ormai, ma insomma, non è che stiamo andando così veloci. Ci vuole il tempo giusto che ci vuole, qualche video un po' più lungo, qualcuno un po' di meno. Io chiedo scusa perché molti diranno: ma che lunghi sti video, non ti si può seguire tutto. Seguitemi a balzi, magari insomma ne vedete 10 minuti un giorno, 10 minuti un altro giorno, così ve lo gustate anche di più. Come io mi sto gustando questo friulano, ex Tokai, ma non si può più dire se no andiamo con, facciamo guerra all'Ungheria poi. Allora, sì, dicevo, tanto salute, siamo orario aperitivo, quindi. Anzi, viva a tutti. Dunque, dopo la, come dire, la. Ecco, vedi, quando non ti vengo. Io perché poi faccio tutto a braccio, non mi scrivo niente, non ho appunti da nessuna parte, faccio tutto un po'. E quindi va a finire che insomma si ingrippi qualche meccanismo. Dopo la. Come si dice? Vabbè. La scampagnata, chiamiamola così, perché non mi viene altro. Che abbiamo fa che ho fatto saltando dopo un tot di long playing, di LP. Ho fatto questa. Eccola. Niente, non viene. Insomma, anziché fare un LP, la volta scorsa abbiamo parlato di un 45 giri, o meglio, di una canzone facente parte del 45 giri del 74, che è Inutili Memorie. Dopo questa stravaganza, no, non mi viene la parola, guarda, è più forte di me. Torniamo sugli album, torniamo sui long play inediti degli anni 70. Quindi non parlerò di raccolte, parlo di album inediti. Racconti fatti, l'ultima volta si era detto che per terminare gli anni 70, perché ormai il progetto iniziale è questo, chiudiamo con i 70s, mancassero due album in particolare, Alessandra e forse ancora Poesia. C'era stato il testo croce, poi nessuno dei due. Io passerò oggi per l'album più bistrattato della storia di Pooh, quello che ha venduto meno copie in assoluto, quello che non ricorda praticamente nessuno se non i patiti come me e come moltissimi di voi. Bando alle ciance, ho già perso tempo per trovare la parola che non mi è venuta, quindi via, via, basta fronzoli e andiamo all'album. Ecco il disco. Forse ancora poesia, si legge? Sì, dai, si legge. Forse ancora poesia, come vedete qui ancora IPU, anziché PU. Guardate questo album, cioè ti fa già capire, ma noi non c'eravamo mica un cazzo di voglia di fare questo disco qua, infatti non c'è niente. È di questo color grigio, boh, senza foto, senza disegnini, ghirigori, non c'è niente. E dietro non è che ci sia molto di più. Si riportano i Pooh un'altra volta, ancora il titolo. I titoli delle canzoni, lato A e lato B. Riuscite a vederli? Ricordano che la produzione è di Giancarlo Lucariello, l'arrangiamento e direzione degli archi è di Monaldi. E basta. Poco altro. Ci diranno che chiaramente l'anno è il 1975, come vi ricordate quando mi si è spenta. Quando vi parlai dell'album Un po' del nostro tempo migliore, la mia prima puntata, vi dissi che in quell'anno i Pooh lanciarono due album, perché il primo ebbe delle vendite molto al di sotto di quello che si aspettavano, senza pensare che quello dopo per recuperare sarebbe andato addirittura peggio. Forse anche per questo si è rotta un po' la storia fra Lucariello e i Pooh. Questi ultimi due album, in particolare questi del 75, non hanno avuto molta fortuna. Un po' del nostro tempo migliore è stato sfortunato perché è stato incompreso, fondamentalmente. Lo ritengo, secondo il mio punto di vista, come vi ho detto già all'inizio, il più grande album dei Pooh di tutta la storia. Questo qui non è che sia proprio così pietoso. Adesso bisogna essere sinceri, perché uno dice, Madonna, per aver venduto meno di tutti, chissà che porcheria che c'era dentro. No, in effetti no, perché non è che faccia così ribrezzo. Qualche cosa di carino c'è anche qui, senza dubbio.
Però sarà che forse il pubblico ci è rimasto un po' scottato con un po' del nostro tempo migliore e ha detto no, è quest'altro, e chi lo prende? Infatti come acquisti andò veramente maluccio questo. Forse il pubblico è rimasto un po' scottato. Oh, particolarità, qui scrivono ancora Dodi con la Y, quando sapete benissimo che Dodi si scrive con la I. Però, fino a che non l'ha messo in chiaro lui, quando gli ho detto, sì, Dodi si scrive con la I, non con la Y. Però, insomma, se lo scrivono anche quelli che ti fanno i dischi, non mi preoccuperei. Però, vedi, una cosa bellina, a parte il grigiore generale della copertina, però, se tu lo apri all'interno, ti becchi quattro bellissime foto. Queste sì, queste sono belle, dai, ragazzi, quello che c'è dentro è molto bello. Guarda qua. Scusate i faretti, le luci che non si vede un H, però qui c'è Robby, alle tastiere, poi c'è Stefano, c'è il Dodi con questo mantello turchese bellissimo, da principe azzurro, e risponde Red col mantello bianco, ma che scherziamo? Cioè, quegli anni più c'erano delle camicie assurde, mantelli. E vestivano veramente stravaganti, ma come negli anni 70 facevano un po' tutti, a dire la verità. Queste foto, ma da dove le hanno prese? Le hanno prese un po' qui, un po' lì. Alcune sono prese addirittura dai video che facevano parte di quella trasmissione che vi ho detto, che la Rai preparò e fece apposta per i Pooh, che si chiamava appunto Un po' del nostro tempo migliore nel 75, girata a Sperlonga, mi sembra, comunque nel Circeo, nella zona del Basso Lazio, dove c'è un mare fantastico, e ci sono queste incisioni in riva al mare, fra cui c'è anche Parsifal, una giovanissima Ninna Nanna che stava nascendo, e altre canzoni che sono suonate, chiaramente sì, la base è quella originale della canzone, ma il video è girato come se la stessero incidendo lì, in riva al mare. E alcune di queste foto sono prese da quel video lì, da Un po' del nostro tempo migliore, della Rai TV. Servizio fotografico, diciamo, faceva parte di quello stesso video. Allora, bando alle ciance, 7 minuti, possiamo cominciare a parlare di canzoni. Allora, è un album abbastanza eterogeneo, perché anche qui ci si trovano cose diverse, molto diverse l'una dall'altra. Il discorso qual è? Che è estremamente lento, compassato, c'è poco di frizzante in questo album. È come se proprio da contraltare un po' del nostro tempo migliore, che aveva veramente degli sprazzi di prog a livello molto sostanzioso, qui è come se si fossero rimessi le pantofole e avessero detto, beh, ricominciamo a fare qualcosa, quello che vuole Lucariello, qua vuole le canzoni melodiche, e ci mettiamo a fare le canzoni melodiche. Forse è stata la loro fortuna che questo disco non ha venduto granché, se no sarebbero stati costretti per continuare a fare canzoni estremamente melodiche per tutto il resto della carriera, che sa, così si vende, e invece con le pochissime vendite di questo album hanno detto, ok, sai che c'è, cominciamo a fare quello che diciamo noi, grazie Giancarlo, sei stato un amico, ci hai lanciato tutto quanto, però la storia finisce qui. Allora, lato A, oh, guardiamo prima il disco, eh. Questo sì, originale ce l'ho ragazzi, io, come fai a averci originale? Perché sai quanta gente l'ha comprato e lo ha rivenduto e ai mercatini lo trovi, perché quindi l'ho ritrovato originale del 75 in CBS, come potete vedere, questa è una chicca, eh. CBS. Pardon. Questo è proprio originale del 1975, alla mia stessa età questo disco. Ero nato un paio di mesi prima, perché io sono di agosto, il disco è uscito nell'ottobre del 75, quindi. Insomma, questo qui era come erano tutti i primi dischi dei Pooh CBS, con questo tipo di conformazione, con quei colori, erano tutti fatti così. Oh, qui i testi sono un po' messi a cazzo di cane, nel senso non sono messi in ordine di esecuzione del disco, però. Bah, forse ne mancano anche un paio. Me ne sto accorgendo adesso, dopo tanti anni. Può essere, sì. Devo per dirvi com'erano fatte le cose, assurdo. 4, 3, 7, 2 sono strumentali. In effetti manca il testo di una, poi vi dirò quale. Man mano che le scordiamo ve lo dico. Comunque, vabbè, la canzone comincia con Corri, corri di Facchinetti Negrini. Lenta, non entra neanche la batteria, qui c'è il tamburello che dà il tempo, chitarre, con molto stile hawaiano, diciamo, no? Sapete le svisature che andavano su quelle chitarre un po' country. Ecco, i Pooh fanno abbastanza country in questo album, ne fanno su più di qualche canzone, un po' un country rock alla stile Bob Dylan, senza fare paragoni, senza bestemmiare, però diciamo una
cosa che può suonare così. Corri corri, niente, la storia di corri corri, cioè datti una mossa, è il, lo si dice, lo stanno dicendo a questo ragazzo, questo sì, questo ragazzo che diventa papà e c'è la sua compagna, la sua donna, sua moglie che sta partorendo, è lì lì per partorire e lui sta correndo contro il vento per arrivare in ospedale ed essere lì mentre lei mette alla luce il loro frutto, il frutto del loro amore. Infatti dice, corri, vento contro il vento, la tua donna vuole averti insieme in quel momento. Ferma la tua mente inquieta, nella più esaltante e lunga ora mai vissuta. Guarda, è l'alba, quindi è un po' il quadro della situazione. Sì, praticamente dai, racconta di questa corsa contro il vento e contro il tempo per essere in ospedale al momento che la sua compagna sta partorendo, sta mettendo alla luce il figlio o la figlia di chi. Adesso e andiamo con la seconda. Eccola, perché manca, non c'è il testo di Ninna Nanna, per carità, è famosissima, era già uscita come 45 giri, che ha lanciato l'album, quindi è, diciamo, forse è il brano più famoso del disco. Ninna Nanna è una sorta di sì, non propriamente una Ninna Nanna, è una canzone d'amore che parla di questo amore così pulito, così delicato, etereo quasi. Apro gli occhi e osservo lei, lieve sogno e vita che si libera nell'anima. Taci e guarda, mente mia, voglio amore e amore sia. Sì, una poesia, più che una vera e propria poesia, ma anche questa molto molto lenta, e trova dodi nelle strofe, poi senti entrare potentemente Facchinetti e poi nel ritornello sono un po' tutti e quattro. Una canzone d'amore, sì, bella, ma estremamente lenta, melodica, per non dire melenza, ecco, se non fosse per la poesia di Negrini parleremmo, sì. Allora, come estensione è un pezzo veramente interessante, perché poi raggiungono delle tonalità veramente importanti. È la classica canzone neomelodica degli anni 70. Non è fra le mie preferite perché è veramente lenta, cioè cogli tutta la potenzialità melodica ed orchestrale dei Pooh, ma a parte la grande poesia di Negrini non è che lasci moltissimo. Bella canzone, ma niente di più. Magari c'è chi ne va matto, e chiaramente i gusti sono gusti, appunto. Risvegliarla io potrei, dare voce a tanta poesia, ma è tardi e lei sogna già. Quindi più che sta Ninna Nanna, la ragazza sta già dormendo. È come se lui con questa canzone, questa poesia, accarezzasse il sonno di lei e la proteggesse in qualche modo, dai, ecco, proteggesse questo amore cantando una coccola al sonno di lei. Questa era Ninna Nanna. Poi la terza canzone, ecco qua. Ah, ah, ah. La prima volta, ecco, c'è una prima volta in questo album, vedi, una chicchetta anche su Forse ancora poesia ce l'abbiamo. Per la prima volta i Pooh scrivono un brano di getto di pugno interamente in inglese. E non è un rifacimento di una canzone prima lanciata in italiano e poi, perché abbiamo trovato The Suitcase, ne abbiamo trovata più di qualcuna, che i Pooh hanno fatto in inglese. Hurricane, poi un album tutto fatto in inglese con canzoni già loro in italiano. Questa canzone invece, Wild Track, Percorso Selvaggio, è nata in inglese. Penso che dal vivo non l'abbiano mai eseguita, credo, perché a mia memoria. E questa si è finita proprio nel dimenticatoio. Cosa volevano fare poi con Wild Track? Wild Track è una canzone che country proprio, veramente alla Bob Dylan questo. Allora, il testo io l'ho tradotto, non vuol dire proprio un cazzo, ma niente di niente. Frasi messe qua e là che non hanno nessun modo di essere cucite. Qui mi viene da pensare che i Pooh hanno detto, ok, tutti quanti fanno la canzoncina in inglese, facciamo vedere che anche noi lo sappiamo fare. Allora l'hanno fatto quasi come presa per il culo.
perché il testo non vuol dire assolutamente nulla. Dusty Rags may suit me better, your boss don't need a flag, I jump on my wrong trains and wave you goodbye. Un abito impolverato potrebbe vestirmi meglio, le tue navi non hanno bisogno di una bandiera, io salto sul mio treno sbagliato e vi saluto, ciao. Che cazzo vuol dire? Non vuol dire un cazzo, è tutta la canzone, è tutta così. There's a crashing off the highway. C'è un incidente, c'è un crash, sì, uno scontro in mezzo al cielo. A jet plane landed wrong. Un aeroplano è atterrato sbagliando, ha fatto un atterraggio sbagliato. Some busy godfather was hurrying for lunch. Il nonno occupato, impegnato, si stava precipitando per il pranzo. Credetemi, non vuol dire un cazzo, però come tante volte succede suona bene, è una canzoncina country carina all'orecchio, una bella melodia scherzosa, frizzante, la musica di Dodi Battaglia, il testo è di Valerio, ripeto qua Valerio se si era calato gli acidi o se fosse fumato l'impossibile non lo so, perché veramente frasi messe lì a cazzo di cane, buttate dentro. Quanti minuti dura la canzone? Beh, ho scritto 3 troiate in inglese e facciamo la canzone. Perché io non ci ho capito un cazzo. Lo so limitato io, il che può essere. E finisce dicendo: With ivory branches, I play lion skin drums. Cioè io con bacchette di avorio suono una batteria col fatta di pelle di leone. I'm a lucky musician, I love all my son. Io sono un musicista fortunato e amo tutte le mie canzoni. E beh, ripeto, Wild Track, ascoltatela perché è carina, ma sinceramente il testo e il senso proprio Valerio cannone qua, eh. Vabbè, andiamo avanti. Oh, questa, ecco, questa secondo me è la canzone più bella dell'LP. Questa è veramente bella. È bella perché parla delle difficoltà di un rapporto di coppia quando ci sono incomprensioni fra lei e lui, e lui pensa di star lì che le ha dato tutto, che le sta dando tutto, invece lei è un'incompresa e anche un po' infelice perché sente che in questo rapporto manca veramente qualcosa. Cosa manca? Manca quel tanto in più, si intitola così la canzone, quel tanto in più. La musica di Roby Facchinetti e il testo di Valerio Negrini. Ecco, anche qui non mi dilungherei, sì, no. Sì, mi dilungo perché poi c'è qualcosa di Dorazzi sul secondo lato. Ma questa è bella perché? Perché poi qui è quando i Pooh si mettono a fare botta e risposta, domanda, risposta, domanda, e qui senti i contrappunti di Dodi, molto dolci, molto sottili, molto eterei quasi, sulle strofe, sulle battute di Robby. Poi c'è il ritornello da solo di Robby, orchestrale, pianoforte e archi, molto lento come piace a lui, ma bello deciso, bello carico. Questa è quella che vi declamerò, almeno del lato A. Allora, Valerio racconta questa storia che si svolge così. È l'uomo che parla della sua donna scontenta, insoddisfatta. Dice: breve è il sorriso di questa mia donna un po' semplice, quando la sera le torno vicino e le parlo un po'. Qui Dodi è la voce che suggerisce, la coscienza che parla. Dodi dice: cerca di farsi più bella per te. Sopra un giornale ha rubato un'idea. Alla finestra, guardando giù in strada, sognando sta, raggi di sole, fingendosi al mare sul viso ha. Il stasera mi piace di più. Portala fuori da soli voi due. E qui Robby con ritornello. Vorrei spiegare a lei cos'è per me, e poi vorrei riuscire a dare a lei tanto amore in più, ma poi non ci riesco mai. Dalle un sorriso nuovo vorrei, però basta una tua dolcezza in più. La vita, sai, ti toglie tante idee, tanta forza, ma
venga qualcuno a dirmi: eccoti il mondo, voglio in cambio lei. L'uomo che è sempre rimasto nell'ombra, ora lo vedrai. Apri le labbra a parole che sai, ama e difendi i tuoi giorni con lei. Sì, hai ragione tu, ho una voce in più. Vedrai, vedrai, mi sento in alto, sai. Sai che hai ragione tu, sciogli le idee nel vento. Ho una voce in più, prendi per mano il tempo e lei. Vedrai, vedrai, mi sento in alto e poi non ho paura ormai. Questo è il testo della canzone, che ripeto è molto bello, ed è bella anche la canzone, la melodia bella, bella, e questi giochini che fanno Robby e Dodi sono fantastici, perché si vanno anche a sovrapporre, e usando a quei tempi Lucariello Time, tanto eco, alcune parole non si comprendono bene, quindi se non ti vai a leggere il testo qualcosa ti sfugge, dici ma cosa ha detto, perché si vanno ad accavallare, e quando c'è molto eco, la fine, lo sfumare della parola di uno si va ad accavallare con l'inizio della parola dell'altro, succede ogni tanto, però il pezzo è veramente bello. Infatti poi c'è questa speranza che l'uomo ha capito parlando con, se questa voce sia un amico o è la voce della sua coscienza non è chiaro, però sono tutti consigli buoni che gli dà, come se lui però parlasse con se stesso e capisse dov'è che sbaglia, perché alla fine dice sì, hai ragione tu, ho una voce in più, quindi ce l'ha dentro questa voce in più, vedrai che adesso le cose le riprendo in mano e le darò quel tanto in più, perché il sorriso di questa donna è breve, è alla finestra che sogna ma è insoddisfatta. Quel tanto in più, bellissima canzone, secondo il mio modesto parere la più bella dell'LP, molto molto bella. E poi vabbè, sulle strumentali sorvolerei, perché allora la tua si chiude con Quinta Stagione, chiaramente musica di Robby Facchinetti. Allora, fra le due strumentali di questo album è quella forse più cazzuta, direi, quella più che abbia un certo sostegno, ecco, un certo tiro. È un pochino ripetitiva da un certo punto in poi. Quindi fa un po' tutta la parte, diciamo, il tema portante del brano fa un po' così. È abbastanza ritmata, direi sì, sostenuta rispetto all'altra. L'altra poi ne parliamo alla fine. Questa è Quinta Stagione, musica di Robby Facchinetti. Non fra i pezzi strumentali più indimenticabili, ecco, come neanche l'altro. Passiamo al lato B. E il lato B torna la bionda. Come sta andando? Si sta annoiando? Lo so, l'album è un po' pallosetto, questo, poi mi dici pure che so palloso io. Cercate di non suicidarvi almeno stasera. Dunque, del lato B, questa è la, insieme a Nina Nanna, è la canzone più famosa dell'album, forse la più famosa in assoluto, perché poi l'hanno portata anche in televisione, in qualche trasmissione televisiva, live pochissime volte, forse negli anni 70 qualche volta l'avranno buttata lì. Parliamo di Cara Bellissima, è un'ode a una ragazza cara e bellissima, che lo dice già il testo, e il titolo, scusate, Valerio Negrini al testo, Robby Facchinetti alla melodia, canta Dodi, il tornello di Robby, ma con tutto il supporto del coro, ma si sente lui principalmente. Ho venduto al mondo le mie belle idee, ed ho fatto bene, come vedi, mi conviene. Per due frasi giuste dentro una poesia ti concedi tutta con amore. Quale amore? Cara, bellissima e ancora di più. Cos'altro dire di te potrei? Comunque tu sia, ti meriti un'altra poesia. Cara bellissima e ancora di più, cos'altro fare per te potrei? Spiegarti dovrei che neanche i miei sguardi sono miei. Quando cambia il vento so cambiare anch'io. Poi mi siedo e invento tanto amore. Lo so fare. Cara bellissima e ancora di più. Guarda, è lo stesso anche adesso qui. Per breve che sia, è bello che tu sia stata mia. Cara, bellissima e ancora di più, cos'altro dirti di me potrei? Chiunque tu sia, non voglio vederti andare via.
canzone d'amore, una tranquillissima canzone d'amore, con qualche spunto poetico, niente male, la linea melodica accattivante. Diciamo che mi è sempre sembrata, da criticone quale sono e quello che va a cercare le similitudini, mi è sembrato un po' l'antipasto di quello che sarebbe stato poi nel 77 Sara nel sole, solo trovando respirando, perché Sara nel sole, e questa cara bellissima e ancora di più, cioè l'ingresso del ritornello, dell'inciso, si somigliano molto, poi chiaramente cambiano, però partendo era un po' che somiglia un po', ma finché somigliano fra loro il problema non c'è. Comunque ripeto, sì, canzone d'amore molto famosa all'interno di questo disco, troverete sicuramente dei video su YouTube relativi al 75 dove i Bulo cantano in qualche trasmissione, c'è. Oh, è questa? Sì. Allora, qui passiamo all'unico testo del 32 giri, scritto e realizzato da Stefano D'Orazio, che già l'anno prima aveva fatto E onore mia madre. No, lo stesso anno, ma l'NP precedente, aveva scritto il testo di E onore mia madre. Qua Stefano cambia completamente registro e scrive un testo pazzesco. Si inventa una storia veramente, posso dire, un po' squallida, un po' pesantina, perché comunque facciamo così, prima vi leggo il testo e poi vi spiego che cosa significa questa canzone. Molti già lo sanno, qualcun altro lo intuirà. Dodi Battaglia scrive la musica di questo brano sul testo di Stefano, la canta tutta Dodi e i ritornelli ci sono, c'è il coro con le varie terze, con le varie armonizzazioni. Lentino anche sto brano, parecchio lento, e anche qui la batteria non entra mai, tamburello a un certo punto e si va via di qui, schitarrate, molto folk, l'inizio è più morbido come chitarra, è più intrigante, forse perché ci deve raccontare una storia che poi vi spiego cosa significa. Il protagonista dice: come mai noi stasera qui, tu che stai sempre per i fatti tuoi? È da un po' che so chi sei, ma non ci speravo più. Dietro all'indifferenza tua, anche tu ne avevi voglia come me. Una cosa da non fare. Ma una volta, che cos'è? Fino a un'ora fa, sconosciuti, e poi a un tratto qui solo noi. Di certo lui non lo sa. Ma che fretta c'è? Non pensarci più. Spogliati, vieni qui, mi piace se fai così. Già ti chiama, ma che vorrà? Lascia stare, vedrai, si stancherà. È già qui, è venuto su. Cosa c'è, non parli più? Ma che capirà, non le ha l'età? Gli scrupoli che ti fai inutili sono, sai. Lui non pensa a noi, lui fa i giochi suoi. Ho avuto anch'io la sua età, d'amore lui che ne sa. Gli scrupoli che ti fai inutili sono, sai. Ho avuto anch'io la sua età, d'amore lui che ne sa. Ma che capirà, non ne ha l'età. Lui non pensa a noi, lui fa i giochi suoi. E ad libitum continuano. Che cos'è? Una porcheria. Scherzi a parte. Il protagonista frequenta un locale dove spesso capita di travedere, di notare la presenza di questa donna. Più di qualche volta che la vede, ma non c'è stato mai modo di rivolgersi la parola, se non che alla fine. Lui dice, è da un po' che so chi sei, ma non ci speravo più di conoscerti. Cioè, è intrigato da sta tipa qua. Fino a un'ora fa sconosciuti e poi a un tratto qui solo noi. Quindi lei cosa fa? Se l'hai portato a casa. Allora, a leggerla così, lui è un ragazzaccio sui 30, 27, 28, 30. Lei è quella che oggi chiamerebbero la milfona, la cougar, una via di mezzo qui. A vedermela così me la giocherei sui 40, 42.
di certo lui non lo sa, uno lì per lì pensa, questa qua c'ha il marito, c'ha il moroso, c'ha l'uomo, si chiama la situazione, sono cazzi. Invece no, già ti chiama, quindi lo sente dal balcone, ma che vorrà? Lascia stare, vedrai, si stancherà, come dire, si stancherà di chiamare, tu non rispondi. Invece è già qui, è venuto su. Suo marito non avrebbe bisogno di chiamare dal balcone, prende, apre, c'ha le chiavi per la porta e entra. Quindi chi è che chiama? Ma che capirà? Non ne ha l'età. Lui non pensa a noi, lui fa i giochi suoi. Questa stava giocando giù in cortile, giù. Al figlio, è il figlio. È questo che sta dicendo, ma che cazzo te ne frega di tuo figlio? Fammo se sta scopata. È una cosa vergognosa, è una cosa schifosa. E non penso di essere contraddetto, perché il senso della canzone, che si chiama Peter Junior, io adesso non lo so perché sto Peter Junior, se sia esistito davvero, se ha un nome di fantasia, se chi cazzo è. Ho provato a immaginare che il marito o il compagno o l'ex marito di questa donna si chiamasse Pietro, e questo qua Junior è il figlio di sto Pietro, perciò Peter Junior, perché sennò non riesco a capire perché Peter Junior. Ma questo praticamente, non dico che se stanno a fare una pelle davanti al figlio, ma poco ci manca, cioè questo è entrato dentro casa, è già qui, è venuto su, cosa c'è, non parli più, e vedi un po' che cazzo deve dire. Guarda che Stefano, io non lo so, quando ha scritto sto testo, fuori di testa. È bella per questo sta canzone, perché è veramente assurda, no? Io non avrei mai detto che i Pooh potessero lanciare, vedi, i Pooh, le canzoni d'amore, le canzoni d'amore un cazzo. Questa è una porcheria in piena regola, cioè questo se vuole fa sta pelle e se ne sbatte del fatto che ci sia il figlio, che il figlio per stare giù, lui non pensa, lui fa i giochi suoi, avrà 8, 9, 10 anni, non lo so. E lui proprio dice no, continuiamo, fregatene, lascia che chiami. Cioè sei proprio una merda. È incredibile, è veramente incredibile questa canzone. Ragazzi, ascoltatevela, Peter Junior. Non vado avanti col commento perché poi già sono stato abbastanza sconcio. Rischierei di diventare veramente triviale. Dai. Però il senso è questo. Lui c'ha così voglia di farsi sta cosa con questa che anche se c'è il figlio che la sta chiamando, lui va imperterrito. Sì, che cazzo me frega. Non so se ridere o piangere, però la canzone è veramente questa. Peter Junior. Andiamo avanti. Oh, questa è una bellina. La prossima è bellina. Un posto sulla strada. È una canzone che parla un po' di un ragazzo che cerca, non dico una scalata sociale, ma comunque cerca di trovare proprio appunto il suo posto sulla strada. La strada intesa cosa? Intesa come il portare avanti la propria carriera, la propria attitudine, come fanno un po' tutti. Infatti fa degli esempi di varie persone che si possono trovare a cercare un posto sulla strada. Questa canzone è scritta da Valerio Negrini con musica di Roby Facchinetti. Per alcuni anni Roby la utilizzava per scaldarsi la voce prima dei concerti, quindi se foste arrivati, come notoriamente succedeva ben prima dell'inizio del concerto, ore prima per avere i posti migliori sulle transenne, avreste sicuramente ascoltato alla fine degli anni 70, anche in qualche episodio negli anni 80, Roby Facchinetti che si scalda la voce con Un posto sulla strada. E questa potrei declamarla perché è una bella canzone. Direi che dopo quel tanto in più la metto al secondo posto nel mio indice di gradimento. Indice di gradimento. Suonato perché c'è una bella musica, suona bene. La bambina bionda di città guarda l'orizzonte e sogna l'Africa. Sulla torre bianca è immobile ad aspettare che il rovente sole tocchi il mare. Gente sta parlando attorno a me, rosso il vino forte di montagna, ho accettato un canto e un pane che sa di vento, dicono ragazzo non c'è altro, diventano ombre tra i miei occhi di tramonto, mi dispiace se ne stanno andando, nella scia delle stelle una donna sta correndo, l'amore ha scelto proprio questa notte, dentro il buio si accende ed un brivido sorprende il viso e scende forte sulla. L'uomo non ricorda la sua età, ma il racconto nasce e scorre semplice. Fuori dal silenzio la storia è infinita e breve, le sue labbra han sciolto come neve.
100 anni di mondo in un sogno bambino, e lo sguardo intanto lontano. Nella scia delle stelle la bambina è il vecchio stanco, la donna è sempre anch'io, stiamo vagando per sognare un momento, verso un fiume o in una stanza, un posto sulla strada stiamo cercando. Bella, una bella canzone, molto molto orecchiabile. In questo disco sicuramente una delle migliori, tra le prime due o tre, senza dubbio. Torniamo a far fare una musichetta a Do di Battaglia, stavolta col testo di Valerio Negrini. La decadenza del rock and roll, perché qui siamo nel 1975, quindi il rock and roll è già diventato altro, sta quasi, ha preso forme diverse, ma è diventato, siamo già in hard rock, stiamo quasi per entrare nel metal, quindi il vecchio rock and roll degli anni 50 ormai non lo fa praticamente più nessuno. Sui palchi c'è ancora Elvis, che ha gli ultimi anni di vita, e qualcun altro che prova a riproporlo, ma qui poi ne descrivo quasi il leggero svilirsi, ecco. Però ne riconosco comunque la grandezza, perché dicono, quando è nato il rock and roll in quel periodo non c'era molto, ma parlando del primo dopoguerra, quindi situazioni difficili, quel rock and roll ha dato quella ventata di ottimismo dove tutti quanti hanno cominciato a ballare, a cantare, a suonare. È stata un po' una vera e propria rivoluzione, e questo è innegabile. La canzone dice: improvvisamente vento nella mente, senso ad un'età che non contava proprio niente. Sempre sorridenti dietro gli strumenti, nuovi e strani eroi, li accettammo in fretta noi, italiani, europei. Musica di rabbia come lampi nella nebbia, pazzi finché vuoi, ma vivi più di noi. Nasce un'avventura, a chi è grande fa paura, dai 20 anni in su nessuno esista più. Corre breve il tempo, brividi nel mondo, ma quella loro età pensa ad altro già da un po'. Quando degli Stati Uniti dice: quel paese grande che hai sognato tante volte canta strano ormai e non lo segui più, e da un giorno all'altro stai viaggiando contro vento. Molto è andato via, il passato è una poesia. Racconta proprio di come è cambiata la musica negli Stati Uniti, dove hanno partorito il rock and roll, e come la maggior parte del paese ormai non lo segua neanche più. E quindi niente, una botta di decadenza, che non so, l'album già è tristino di suo, hanno fatto di tutto per non mettere niente di così divertente o così di... Andiamo a chiudere con l'ultima canzone dell'album, che come spesso succede è quella che dà il nome al disco. Forse ancora poesia, è un brano interamente strumentale dalla penna sul pentagramma di Robby Facchinetti. Lento, molto lento, si ricorda un buon assolo di Dodi all'interno del brano, ma non ha lasciato tantissimo, come tutto il disco, ripeto. Sarò ripetitivo, ma è il disco dei Pooh che ha venduto meno copie di tutta la storia. Ha venduto anche meno delle raccolte, quindi mi lascio immaginare. Non mi dilungherei ancora molto. Devo fare qualche considerazione anche su qualcosa detto in passato, perché io poi chiaramente li riguardo i miei video, e se dico qualche puttanata poi mi devo correggere, perché uso una puntata, due puntate dopo per dirvi se ho detto una sciocchezza da qualche parte. Come ho fatto col discorso di Mautoa, che era un aborigeno, non un indios, vi farò un appunto su Inutili Memorie, proprio l'ultimo video che ho fatto, dove ho dato per scontato che l'uomo che vada a rivolgere la parola al protagonista sia l'avvocato mandato da lei. Ne ho qualche dubbio, perché potrebbe essere anche il nuovo compagno di lei, anzi forse è più probabile che sia il nuovo compagno della sua ex, che va lì al posto di lei a prendersi le ultime delle cose di lei e a dire a lui: lascia stare. Anche perché dice: ne sa di noi, ma poi dice una cosa importante: è con calma che sta insegnandomi cosa sei. Come fa un avvocato a insegnarti com'è tua moglie o la tua ex? Quindi evidentemente è il nuovo compagno che si permette di insegnarmi cose di te che io non so.
Quindi ecco l'appunto su Inutili Memorie, prendetevelo da qui, prendetevelo da forse ancora poesia. Ho riguardato il video, l'ho riascoltato e ho qualche dubbio fra l'avvocato e il nuovo compagno. Mi giocherei di più il nuovo compagno. Detto questo, che era un'errata corrige, comunque doverosa, se me ne vengono in mettate poi ve le dirò nei prossimi video, nelle prossime situazioni. Allora, a questo punto, dopo forse ancora poesia, che ve lo faccio rivedere, è questo disco qui, la copertina dice tutto, come ho detto all'inizio, e adesso rimane soltanto l'ultimo album degli anni 70. Come sapete benissimo, ve l'ho accennato, si tratta di Alessandra. Dice, ma perché lo hai tenuto alla fine? Ci sarà un motivo ben preciso e nel video di Alessandra ve lo racconterò. Ci ho tenuto che fosse l'ultimo LP degli anni 70 di cui parlare. Per un motivo grafico-affettivo, va. Vi lascio col dubbio, infatti. Che cosa vuol dire? Sarà una cosa bella che vi farò vedere con il 33 giri Alessandra, soprattutto con la sua copertina. Bene, ragazzi. Ragazze, io vi saluto, vi ringrazio enormemente sempre per la grande curiosità che mi usate, di cui mi niente, oggi le parole non mi vengono, vabbè, ci siamo capiti. Di cui mi fregiate o mi pregiate, entrambe le cose. Boh. Ci vediamo alla prossima, grazie ancora veramente. Un bacio grande a tutti e soprattutto l'augurio più bello che io vi possa fare, che ci possiamo fare sempre. Buona fortuna a tutti.